Messaggio di Marica Moretto, 3 febbraio 2023. All'essere umano non è stato permesso di avvicinarsi alla Luna. I fratelli maggiori del bimbo terrestre non lo consentono, per la sua salvaguardia e per quella del cosmo. Il libero arbitrio dell'esperienza scuola di questo pianeta viene rispettato, ma esistono confini laddove divenga causa di distruzione senza ritorno. E questi confini sono costantemente monitorati dai fratelli. È un argomento molto ampio, ma in sintesi questa è la modalità. I fratelli sono intervenuti molto spesso nel corso della storia dell'uomo, per contenere catastrofi che avrebbero causato danni non più rimediabili al pianeta Terra e al cosmo. Perché, ricordiamoci, ciò che accade qui influenza anche gli universi vicini e lontani. Nulla è separato. Questa è la prova d'amore più evidente e più semplice da comprendere per chi avesse bisogno di prove della presenza d'amore dei fratelli più evoluti, che ci osservano mentre cresciamo, come una madre lascia che il proprio figlio cada da solo per poi imparare a camminare autonomamente. L'esperienza del dolore è l'esperienza della dualità, ed è ciò che dobbiamo apprendere qui. Non può esserci tolta, è necessaria. Ma più il bimbo umano cresce e più evolve spiritualmente, più i fratelli si avvicinano. Gli starseed incarnati attualmente sulla Terra fanno da tramite, ovvero sono l'anello che permette energeticamente la connessione tra l'essere umano e i fratelli. Lo starseed possiede un codice genetico e una frequenza non terrene, per questo può entrare in contatto telepatico, astrale, con i fratelli. L'essere umano non può, non ancora almeno. Ma il processo evolutivo lo porterà a modificare anch'esso la propria frequenza vibratoria, consentendo tale contatto. Ricordatevi che in antichità i fratelli, accompagnando qui i primi starseed e poi in altre epoche accompagnando le altre onde di starseed, camminavano sul suolo terrestre. È la cosa più normale del mondo, perché siamo una famiglia, ovvero più famiglie. E questa unione, che ora è sottile, telepatica, energetica, tornerà ad essere fisica a tutti gli effetti. È sempre stato questo l'obiettivo. L'interruzione, allontanamento tra noi e i fratelli dovuta al nostro abbassamento vibrazionale è stata solo momentanea. Quindi non sentitevi affatto soli in questo soggiorno terreno. Non lo siete. Avete solo scordato molte cose. Ci stiamo riconoscendo tra noi e ci stiamo ritrovando. Questa unione sarà la chiave per innalzare ancora più le frequenze nostre e di questo pianeta. Ecco che con tale espansione i fratelli potranno riavvicinarsi e continuerà il nostro lavoro evolutivo, insieme, come doveva essere. Marica Moretto, voce Marina.